sudore, fatica, migliaia di chilometri in bicicletta, ma anche l'infinito amore della gente. Questo è il Giro d'Italia, oggi dall'Alpago, la partenza della penultima tappa. Siamo con Renato Pietrobon, il padre di Andrea Pietrobon, che si sta mettendo così bene in luce in questo Giro d'Italia che oggi verrà accolto sulle strade di casa. Sì, proprio così, verrà accolto nelle strade di casa perché tanta gente che lo conosce, tanti mi chiedono di lui, tanti mi hanno promesso che oggi saranno qui a salutarlo e a fargli il bocca al lupo per questa ultima tappa. Lei è il creatore di queste biciclette che forse non sono adatte per fare un Giro d'Italia, ma sono sicuramente un mezzo che si fa vedere e sicuramente ecologico, visto anche il materiale con il quale è costruito. Esatto, è anche ecologico. Comunque diciamo che l'ecologia la passiamo per ultima, prima usiamole, che vanno bene, sono pesanti, sì, perché il legno naturalmente deve essere consistente, però vanno. E poi hai voluto la bicicletta? Pedala. Qual è l'emozione di trovarsi a contatto con i grandi campioni? Beh, è un'emozione veramente grande perché spero anche un giorno di riuscire anche ad arrivare ai loro livelli. Anche da Limana in bicicletta per seguire il Giro in questa tappa che parte dal Pago 8 anni dopo la prima volta. Sì, esatto. Oggi è una bella occasione per vedere i corridori da vicino. L'idea era di andare su grappa, ma il tempo era un po' incerto, quindi abbiamo pensato che fosse meglio fare una cosa più semplice, più tranquilla, e poi in mezzo alla gente è sempre bello. Il Giro d'Italia è anche macchina organizzativa, ma è anche il lavoro di moltissimi volontari locali, siete stati ringraziati più volte. Qual è l'emozione di far parte di un evento di livello mondiale come il Giro d'Italia? È una bella emozione, anche perché ieri sera noi dell'Alpago, del gruppo dell'Alpago, abbiamo partecipato fortemente all'iniziativa della Notte Rosa. Oggi ancora di più, finalmente per il momento non piove e la gente è abbastanza collaborante, nel senso dei parcheggi, non ci sono problemi. Andrea Pietrobon, l'abbraccio della tua terra nel tuo primo Giro d'Italia. Sì, è un onore essere qua, veramente emozioni uniche, posto dove mi alleno tutti i giorni. Una partenza così bellissima. Commento a questo tuo primo Giro d'Italia, sei soddisfatto? Presumo di sì, oppure pensavi di poter fare, non so, ancora qualcosa di meglio? No, sono soddisfatto e non pensavo di tenere così 3 settimane, deve ancora finire, ma mi sento bene, il mio fisico regge bene, dai, una gara a tappe di 3 settimane è sempre un'incognita. Quest'anno c'era più partecipazione dell'altra volta, secondo me, dell'ultima partenza. Quest'anno ce n'era tanta gente. Quest'anno più gente di 8 anni fa. 8 anni fa? Eh sì, sì. Eh sì.